Allora, come ho già detto a inizio puntata, abbiamo un super ospite, questa sera è già al telefono con noi e sta attendendo che io dica le mie solite cavolate, perché sappiamo già che da qualche settimana l'Italia ha compiuto 150, questo numero che è anche il titolo della canzone. E appunto, in occasione del 150esimo d'Italia, i Rio hanno omaggiato il nostro bel paese con una canzone a dir poco stupenda. Noi vorremmo sapere di più, chiedendo di spiegare al meglio il messaggio che vogliono dare con la loro nuova sonorità. Abbiamo qua al telefono Marco Ligabue dei Rio. Ciao Marco e ben ritrovato qua a Feel the 90s, come stai? Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Guarda, io sto benissimo. E niente, beh, 150 è una canzone che abbiamo scritto perché amiamo tantissimo il nostro paese, volevamo dare il nostro punto di vista dell'Italia di oggi, 150 anni dopo l'Unità d'Italia. È una canzone anche provocatoria, perché ovviamente l'Italia di oggi forse non è l'Italia che tutti sognavamo, il paese dove cercavamo di stare, insomma, è un paese un po' in difficoltà, però che ha le risorse incredibili, e forse questo potrebbe essere tirare fuori queste risorse, che sono la bellezza, la cultura, le risorse umane, il volontariato. L'Italia da sempre, insomma, ha avuto questo tipo di cultura, insomma, di disponibilità davvero molto importanti. Ecco, noi abbiamo cercato in questa canzone un po' di essere un po' provocatori e così, di metterci davanti a un punto di ripartenza, perché bisogna anche essere ogni tanto così e spronare un po' le cose, almeno con una canzone si fa arrivare un messaggio. E sempre per questo 150 ci sono anche dei progetti e degli step che state facendo voi dei Rio da portare avanti, giusto? Beh sì, noi adesso siamo proprio alle ultime battute del nostro nuovo video, proprio di 150, che anche il video, insomma, in linea con la canzone vuole essere provocatorio, è giocato anche con alcune immagini forti legate alla bandiera italiana. Poi, finito un po', insomma, diciamo l'uscita dei 150, adesso ci prendiamo un periodo di pausa fino a fine giugno, e dopo dai primi di luglio ripartiremo con i concerti estivi, che non vediamo l'ora di riabbracciare l'estate e di riabbracciare i palchi, insomma, il posto su cui più ci piace stare. Hai già delle date dei concerti? Ci sono? Sì, so che l'Argentina ha già fissate 15 o 20, ma adesso non le so, insomma, mi deve ancora dare un calendario definitivo. Qualche città che ti ricordi, non so, ci sarete a Torino? Io lo spero vivamente, adesso mi hanno detto che hanno già 15-20 date, però non mi hanno ancora mandato il calendario, per cui magari state in contatto anche su rio.it, che adesso fine aprile pubblichiamo il calendario completo. Ok, grazie per questa informazione. No, perché se venite a Torino vengo anch'io a vedervi sotto il palco. Noi ci troviamo, certo. Ok Marco, volevo solo farti lanciare la canzone, dato che abbiamo parlato di 150, lancia la canzone e saluta chi vuoi. Sì, guarda, questa nostra nuova canzone è proprio il nostro punto di vista dell'Italia di oggi, una riflessione che abbiamo fatto noi e che ci piacerebbe confrontare con chi voglia ascoltare, per cui questa è 150 e la dedico a tutti gli italiani che hanno voglia di fare una riflessione insieme a noi sullo stato attuale del nostro paese. Ringraziamo Marco Ligabue, ringraziamo anche tutti Rio, e io ringrazio anche tutto il mondo visto che ci sono. Marco, grazie ancora e ci sentiamo presto. Grazie a te, ciao, buona estate a tutti, deve ancora arrivare, ma buona estate. Fa già caldo, buona estate, infatti. Ciao Marco, grazie. Ciao, ciao. Quando l'ascolterai, già lo sai che ti piace assai, questo è Feel the 90s style, Feel the 90s style. Quando l'ascolterai, già lo sai che ti piace assai, questo è Feel the 90s style, Feel the 90s style. Adesso che abbiamo lacrime piantate come chiodi tra le ciglia, e la dignità è un santuario profanato tanto tempo fa. Adesso che la verità è un foglio dentro una bottiglia, tu dimmi fuori che freddo fa. Adesso che hanno parlato tutti quanti del loro perduto onore, del piccolo grande amore, della loro santità, e ci hanno preso l'estate, l'estasi e la meraviglia, adesso potrei dire solo
realtà. Ma piacere a tutti non è un mio problema. Piacere a tutti è una malattia. Con quella luce in faccia butta fuori sulla schiena. Siamo venuti mossi nella fotografia. Adesso che accettiamo il vuoto, vomitando in lungo e in largo, e soprattutto quello che è bello non lo capiamo più. E mentre tutti fanno tutto a tutti, la statua è caduta da cavallo e nessuno la tira su. Ma piacere a tutti non è un mio problema. Piacere a tutti è una malattia. Con quella luce in faccia butta fuori sulla schiena. Siamo venuti mossi nella fotografia. Che il quadro vale nettamente meno della sua cornice. Tu sai cosa tenere, cosa buttare via. Piacere a tutti non è un mio problema. Piacere a tutti è una malattia. Con quella luce in faccia butta fuori sulla schiena. Siamo venuti mossi.